Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera. Buongiorno con Blanche Devon. Il mezzo soprano Blanche Devon faceva parte di quei cantanti lirici americani che per primi hanno avuto carriere internazionali di grande successo. La sua collaborazione con il Metropolitan di New York è durata 22 anni. Nata a Monessen in Pennsylvania, il 19 settembre 1915, Blanche Devon era figlia di genitori svedesi immigrati negli Stati Uniti. Cresciuta a Canton, in Ohio, studia danza classica. Continuerà a prendere lezioni di danza classica fino ai 40 anni e alla fine dell'università accetta un lavoro come segretaria presso un'azienda industriale. Nel 1938, durante un viaggio in Svezia con i genitori, nel salone della nave che la portava in Europa, viene sentita cantare dal pianista Kosti Veanen. Veanen era l'insegnante di canto e accompagnatore al pianoforte del contralto Marian Anderson e rimane colpito dalla voce di Blanche. Al ritorno negli Stati Uniti riesce a farla diventare allieva di Giuseppe Boghetti a New York, l'insegnante di canto della Anderson, e a farle firmare un contratto con il talent manager della Anderson, Saul Yurok. La prima apparizione di Blanche Devon come solista è nel novembre 1941 con la Philadelphia Orchestra all'Accademia di Musica di Filadelfia. Nei successivi tre anni si esibisce in concerti e recital in tutti gli Stati Uniti. Il debutto operistico è il 28 novembre 1944 nel ruolo di Brangäne nel Tristano Isotta di Wagner durante un tour del Metropolitan. Con lo stesso ruolo fa la sua prima apparizione sul palcoscenico del Metropolitan il 14 dicembre 1944. Blanche Devon canterà al Met per le successive 22 stagioni per un totale di 357 spettacoli. Il ruolo più interpretato è quello di Amnesia nella Ida, in 80 spettacoli al fianco, fra le altre, di Renata Tebaldi, Antonietta Stella, Zinka Milanov ed Ervanelli. Nel 1951 appare nel ruolo di Dorabella, nella prima della popolare produzione in lingua inglese di Così fan tutte di Mozart. Sempre al Met e ad Algise in Norma, Azucena nel Trovatore, Dalila in Sansone Dalila, Eboli in Don Carlo, Genevieve in Peleas e Melisande, Giulietta nei racconti di Hoffman, Erodiade in Salomè, Clitennestra in Elettra, Laura nella Gioconda, Marfa nella Covancina e Marina nel Boris Godunov e nei ruoli principali in Carmen e Mignon. La sua ultima interpretazione al Met è quella della contessa nella Dama di Picche di Tchaikovsky, il 6 marzo 1967, nella sua unica apparizione dopo il trasferimento al nuovo teatro dell'opera al Lincoln Center. Al di fuori del Metropolitan, Blanche Devon canta nei maggiori teatri degli Stati Uniti e all'estero. Nel 1946 debutta a Chicago come Brangäne e l'anno successivo alla San Francisco Opera come Amneris.
Sempre a San Francisco canta Cherubino nelle nozze di Figaro, Carmen, Dalida, Frica nella Valchiria, Orfeo in Orfeo ed Euridice e interpreta Madre Marie nella prima americana dei dialoghi delle Carmelitane di Francis Poulenc nel 1957. Il debutto europeo risale al 1950 nel ruolo di Dalila alla Royal Swedish Opera, dove sarà anche Amneris, Eboli e, in quello che il Times descritte come un tentativo non particolarmente riuscito di interpretare un ruolo di soprano, Elisabetta nel Tannhäuser. Fa la sua prima apparizione nel Regno Unito al Glyndebourne Festival Opera nell'estate del 1950 come Dorabella in Così fan tutte, accanto a Zina Jurinak nel ruolo di Fiordiligi. Nel 1957 è Dido, nelle Troyennes di Berlioz, al Covent Garden al fianco di John Vickers nel ruolo di Enea. In questa produzione è rimasta indimenticabile la sua immagine con i lunghi capelli spettacolarmente fino alle ginocchia mentre sale sulla pila funeraria. Nel 1957, al culmine della Guerra Fredda, Blanche Devon è la prima americana ad esibirsi al Teatro Bolshoi di Mosca, dove interpreta Carmen. Tiene poi spettacoli in Grecia, incluso un concerto davanti al Partenone con migliaia di spettatori. Nel 1960, alla Dallas Opera, è Ruggero in una celebre produzione dell'Alcina di Handel con Joan Sutherland nel ruolo della protagonista. Sebbene Blanche Devon cantasse un vasto repertorio che spaziava da Handel a Mozart, a Verdi, a Debussy, era conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni wagneriane ed era particolarmente legata a due ruoli, Frica nella Valchiria e Brengene in Tristano e Isotta, che cantò nella famosa registrazione della EMI, incisa a Londra nel 1952, con Kirsten Flagstad e Ludwig Suthaus e diretta da Willem Furtwängler. Come abbiamo detto, è stata anche Dido nella prima mondiale delle Troyennes di Berlioz, diretta da Raphael Kubelik con la produzione di Sir John Gielgud. Le otto rappresentazioni, inaugurate il 6 giugno 1957, registrarono il tutto esaurito con spettatori provenienti da tutto il mondo. Oltre a numerose altre registrazioni, durante la sua lunga carriera è apparsa anche in due film musicali: Irish Eyes Are Smiling del 1944 e Il Grande Caruso del 1951. Dopo essersi ritirata dalle scene nel 1967, Blanche Devon ha lavorato come regista d'opera ad Atlanta, insegnata canto nelle facoltà di musica dell'Università dell'Arkansas e della San Francisco State University. È stata cofondatrice dell'Opera Arts Training Program del San Francisco Girl Chorus. E ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Metropolitan Opera di New York per quasi 40 anni. Opera News ha dichiarato: una grandiosa bellezza, con una voce drammatica vellutata uniforme, Blanche Devon aveva un talento naturale per l'opera. Dominava il palco con l'autorevolezza elegantemente disciplinata di una diva della vecchia scuola, assaporando l'opportunità di interpretare Femme du Monde come Marina in Boris Godunov, Erodiade e Dalila. Blanche Devon si spegne nella sua casa di San Francisco il 23 marzo 2010 all'età di 94 anni. Di lei i giornali scrivono: è stata una delle ultime grandi dive.
Il 28 gennaio 1955, Ettore Bastianini debutta al Metropolitan come Rodrigo di Posa in Don Carlo, uno dei personaggi che identificheranno il suo percorso artistico e con cui concluderà la sua carriera proprio in quel teatro, l'11 dicembre 1965. Accanto all'Elisabetta di Eleanor Steber, l'Eboli di Blanche Thibon, il Don Carlo di Richard Tucker e il Filippo II di Jerome Hines sotto la direzione di Kurt Adler. Il Don Carlo era stato il lussuoso biglietto da visita con cui Rudolf Bing aveva iniziato nel 1950 il suo lungo mandato di General Manager del Metropolitan. Per quasi un ventennio il capolavoro verdiano sarà la scintillante vetrina in cui sfileranno i più grandi nomi della lirica. Il live del 5 marzo 1955 è singolarmente interessante. Kurt Adler era un viennese che aveva lavorato a Salisburgo anche come assistente di Toscanini. Emigrato negli Stati Uniti dopo l'avvento del nazismo, aveva diretto prima a Chicago e a San Francisco e poi al Metropolitan. La sua direzione del Don Carlo risente di molti degli umori che avevano impregnato la celebre Verdi Renaissance in Germania e in Austria negli anni 20 e 30. E dà quel tocco di lirismo ed eleganza lieve meyerbeeriana che ritroveremo anche nelle prime versioni di Schippers. Questo live, che è anche la prima testimonianza del Rodrigo di Bastianini, ha quindi, nonostante qualche limite dal punto di vista tecnico, un valore documentale altissimo. Nel terzetto dei Giardini della Regina, L'Eboli di Blanche Devon vanta una vocalità eccezionale e Richard Tucker si configura come un ragguardevole, anche se un po' troppo volitivo, Don Carlo. Ma seppur appena debuttante, Bastianini a conferire il contributo più significativo al terzetto, vantando soprattutto una maturazione espressiva che lascia attoniti. Non solo la voce solida, bene messa e autorevole, ma soprattutto nel finale della pagina, il Sospetti tu di me è un prodigio di intensità drammatica. Gli riesce infatti quella fusione particolarissima di dubbio, delusione, fierezza, fragilità e senso dell'onore che è solo sua. Il tratto distintivo che diventerà la chiave di volta di uno dei ruoli con cui maggiormente si identificherà in tutta la sua carriera, fino alla conclusione su quello stesso palcoscenico del Met che lo vede ora debuttante. Ascoltiamo il terzetto del Don Carlo che disse mai: Trema per te, sospetti tu di me. Nella registrazione dal vivo del 5 marzo 1955, con Blanche Devon, la principessa Eboli, Ettore Bastianini, Rodrigo di Posa e Richard Tucker, Don Carlo. L'orchestra della Metropolitan Opera House è diretta dal maestro Kurt Adler. Buon ascolto e buona giornata a tutti voi. Qual mal pensiero
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.